di fronte a un bambino che sta lottando, può essere già un segnale per chi ha la fortuna di fare una vita meravigliosa, che può allenarsi tutti i giorni su un campo da calcio. Quindi fare una riflessione su quello che c'è fuori, per me è un segnale bello. Vicino a chi soffre, anche con un'aria di festa, di felicità, il CT della Nazionale Prandelli non è nuovo a questi momenti ed è stato nell'ospedale dei bambini di Firenze, è stato vicino a loro, è stato con le loro famiglie, è stato con i loro fratelli, con i loro amici, per parlare di calcio ma per parlare anche di speranza. E questo riteniamo che sia un bel gesto che vogliamo comunicarvi, vogliamo trasmettervi, per cui sentiremo ancora e vedremo delle belle immagini di questo momento con il Prandelli che ci spiega cose anche di calcio ma anche cose di vita, tra l'altro intervistato dagli stessi bambini, poi lo andremo a vedere. Intanto non parleremo solo di questo, abbiamo anche una graditissima ospite. Prima però vi presento Felice Pulici, che conoscete. Buonasera. Che è stato sicuramente pure lui nella sua attività, sarà andato a trovare chi soffre, perché nella sua indole, nell'indole di un grande campione. Felice, prima di parlare di questo però, io le dico, prima di presentare l'ospite, se io le dico un caporal maggiore, lei si immagina una persona come con i baffi, corpulenta di forza, no? invece io già conosco chi è questo caporal maggiore. Allora il caporal maggiore invece ha tutt'altra, credo la stessa forza ma tutt'altra immagine, perché la giovane campionessa Odette Giuffrida del centro sportivo dell'esercito, benvenuta. Salve. Una grande speranza dell'Italia, ecco, si parla in questi giorni dell'Italia giovane. E noi insomma abbiamo voluto invitare Odette Giuffrida perché è una grande speranza dell'Italia, che spera di andare alle Olimpiadi. Prima le dico subito, poi ne parleremo con lei di Prandelli e di altro, anche della sua storia, perché ha scelto di combattere invece che giocare? Lo sono chiesta molte volte anch'io, però alla fine combatto giocando, nel senso combattere per me è un gioco, un divertimento, e lo è stato già dagli inizi, da quando avevo 6 anni, ho iniziato per passione vedendo mio fratello, e poi piano piano insomma risultati, gli allenamenti, sono arrivati anche insomma grandi soddisfazioni. Benissimo, vedremo anche immagini, campionessa a vari livelli europei e mondiali. Grazie. Invece da Felice voglio sapere questo bel momento, adesso andremo a vedere anche dei momenti particolari, intervistato dai bambini, la simpatia di Prandelli, lui non manca mai questo. Sembra che abbia proprio la missione non solo di vincere, ma proprio di regalare sorrisi, vedi, di stare vicino. Sì, però vedi come i vari passaggi professionali, prima come calciatore, poi successivamente come allenatore, lo ha portato poi al massimo dell'espressione con la nazionale, quindi necessariamente doveva essere un personaggio disponibile, aperto, messo nella condizione comunque di portare in una realtà anche chi lo va a intervistare in quel momento, che non sono soltanto quelli grandi che vogliono capire e conoscere che tipo di formazione metterà in campo, ma soprattutto anche i ragazzini che vogliono vivere la storia, non perché la leggono, perché la vivono direttamente attraverso la comunicazione con un responsabile. E quindi mi pare che, ecco, anche per i bambini sapere di più sotto questo aspetto sui giocatori, come si fa a diventare campioni, è una cosa importante e straordinaria, che è praticamente il proseguo di un atteggiamento che dovrebbero avere tutte le società attraverso i propri tecnici, i propri allenatori, di educarli proprio sotto questo profilo. Lo vogliamo andare a vedere, è ripreso proprio dal vivo, quindi non c'era il nostro microfono, però si sente abbastanza bene e soprattutto si coglie questo momento così di comunicazione tra il CT e i nostri bambini. Andiamola a seguire. Negli ultimi 4 anni devo dire che di tempo libero ne ho poco, ma veramente poco. Quel poco cerco di stare con le persone a cui voglio bene, stiamo assieme,
novella ai miei figli e quindi quel poco tempo cerco di dedicarlo a loro. Un bravo ragazzo Balotelli! Un ragazzo buono, un ragazzo generoso, quel giorno che siamo venuti al Maier il presidente se lo ricorda, era molto disponibile, era molto contento perché si è reso conto che bastava così uno sguardo, una carezza a questi bambini che rimanevano incantati, rimanevano affascinati. E quindi ti dico sì, è buono, è un ragazzo che ha un animo buono. Quando era piccolo che squadra tifava? Io quando ero piccolino ero tifoso di Gianni Rivera, ero più riveriano sempre del milanista, perché mi piaceva l'eleganza, mi piaceva la tecnica, mi piaceva il suo modo di stare in campo. Tornerai a allenare la Fiorentina? Oh! E qui si va sullo scoop, qui si va sullo scoop. I tuoi genitori non sono giornalisti, vero? Non te l'hanno suggerito. Guarda, io non me ne sarei mai andato alla Fiorentina, però ci sono state situazioni particolari, ma io penso che in questo momento sia in buone mani. C'è un allenatore veramente bravo, una società che in questi anni ha dato un'impronta importante, non soltanto dal punto di vista sportivo, e quindi auguro un grande futuro alla Fiorentina. Per quanto riguarda il mio futuro vedremo, adesso sono ancora legato alla nazionale e poi si deciderà. Grazie. Io ho 56 anni. Va bene? Delusa? Alice, sei rimasta delusa? Beh, insomma, i bambini sono sempre una risorsa. Però sono bei momenti, perché vedi, il bambino ha voglia di sapere, di conoscere. Lui con tre parole gli ha smontato quello che era la costruzione mentale del bambino su un grande giocatore, no? Che è quello che è più in voga, che è Balotelli, dicendogli che ha delle caratteristiche talmente importanti, belle, positive. Però lui gli ha chiesto, ma è buono Balotelli? E lui gli ha detto, è un bravissimo ragazzo. Cioè, cosa che lui nella sua mente pensava che gli rispondesse anche in maniera diversa, invece gliela smonta questa sua immagine, no? Questo suo pensiero, probabilmente colto da o leggendo un giornale o qualcuno che ha detto, ma Balotelli è uno che fa sempre a botte con tutti, invece non è così. Il collegamento con Rivera. Sono dei personaggi... L'ammirazione per un campione, per le sue qualità. Non per la squadra come tifo, ma no, come ammirazione. Come persona anche, non soltanto come giocatore. Gianni Rivera è stato anche per me la figura che più delle altre mi ha appassionato, no? Proprio nella professione che ho poi intrapreso, ma soprattutto come modo di essere, come modo di rappresentarsi, come modo di far capire che si può essere bravi e grandi. Anche se si gioca, voglio dire, a niente, non al calcio, perché comunque che conta è la figura della persona. Qual è stata invece la figura sportiva? Abbiamo detto la figura di unione, di scelta da uno sport all'altro è stato il fratello. Sì. Ma invece la figura sportiva, il campione, la campionessa di tutti gli sport, che invece in qualche modo a cui si ispira, che l'ha fatta così emozionare da bambina? Inizialmente la mia figura, il mio idolo era la mia maestra, perché la vedevo come la persona più forte del mondo. Poi piano piano ho iniziato a vedere video degli atleti, comunque degli olimpionici, e la mia atleta preferita è un atleta giapponese che si chiama Ryoko Tani, che ha stabilito un record mondiale, che ha vinto 8 titoli mondiali di seguito, è l'unica persona al mondo. E più che altro mi piace il suo judo, è sempre sorridente sul tatami, si diverte proprio, e questo... Ecco, quanto conta il divertimento e la passione? Perché voi dovete sottoporvi, per scelta, per carità, ma anche allenamenti lunghi, tutti i giorni, non so, quasi. Sì, mi allenano 5 ore al giorno. Non ancora ventenne, beata lei, ecco. E quante ore? 5. 5 ore al giorno. È molto importante il divertimento. Penso che un atleta senza il divertimento non potrebbe stare così tanto tempo sul tatami. Oppure lo potrebbe fare ma lavorando male, quindi è essenziale. Allora, era importante, e anche nei professionisti era importante il divertimento, soprattutto quello. Perché poi dico professionisti
in relazione al discorso della possibilità di guadagnare tanto, perché come dedizione allo sport sono professionisti anche loro. Certo, però ecco, in questo scelta, senso lo dico. È la non scelta perché... di specialità che, ecco. che non differenzia, no, il tipo di lavoro che devi svolgere, che lo devi svolgere sempre con grande passione e con grande desiderio di divertimento. Quando diventa ad essere un po' pesante, no, allora fai fatica anche a fare allenamento. Ecco perché dico, l'allenatore quando deve raccogliere gli atleti e farli e prepararli ha necessità comunque di vederli comunque tutti pronti, mettere tutti disponibili, perché tante volte il giocatore che è scontento del fatto che non lo fai giocare mai, non lo fai mai giocare, che non lo metti mai nella condizione di potersi esprimere, no, ti può creare anche una turbativa anche nell'ambito della costruzione mentre della lei squadra. Sta parlando, vanno le immagini, spero giuste, vi ho detto con la il kimono blu. No, io volevo chiederle anche a lei fargli una domanda. Sì. Se la conoscenza della capacità di fare questo tipo di sport ti rende più tranquilla comunque sotto tanti aspetti, perché comunque da chi non lo pratica viene presa come una difesa personale anche. Sì. Ah, lei dice quindi, anche per difendersi, autodifesa, per questo no, l'ha fatto. Da chi non lo pratica, no, mentre lei lo pratica. Vediamo e poi andiamo ancora sport. A sentire Brandelli. Sì, rende più sicura. Io non sono una ragazza violenta che cerca comunque... Certo. Però sì, cammino per strada un po' più sicura. Sì. Ecco, nessuno si avvicini nonostante insomma... No, nel senso che con tutti i fatti che succedono, ovviamente, chi è in possesso di queste caratteristiche, no, probabilmente forse, ecco, come mi è stato detto... Poi vedremo dei momenti particolari e chiederemo delle cose. Ho detto, io tornerei su Prandelli, perché poi Prandelli ha voluto raccontare della nazionale, ma anche di queste sensazioni... di questo incontro, di questo momento. Pisare l'ospedale a me non è mai capitato, invece è una cosa straordinaria, molte persone vengono al Maier con i bambini e festeggiano, quindi è qualcosa di bello. In un momento così particolare appunto per il paese la nazionale assume un ruolo ancora diverso, ancora più importante a proposito del codice etico, di tutte le cose che Prandelli ha portato avanti. Noi ovviamente più ci avviciniamo al mondiale più sentiamo la pressione, ma noi dobbiamo arrivare preparati anche da questo punto di vista, sappiamo che rappresenteremo un paese, rappresenteremo l'Italia e quindi non soltanto il codice etico ma qualcosa che va oltre l'aspetto tecnico, una squadra deve essere squadra sempre, deve dare l'immagine positiva di tutto quello che vuole fare. Prandelli ha già cominciato a studiare l'inglese? No, assolutamente no. No, una cosa, i bambini ne hanno fatto tante domande prima, no? Ce n'è una che l'ha particolarmente colpita? Ma quella della... sì, ovviamente essendo Firenze erano tutti tifosi della Viola e quindi ancora dopo 4 anni mi fanno domande della Viola e quindi sono particolarmente sempre emozionato perché per me è stata un qualcosa di bello, di forse irripetibile, quindi c'è sempre una bella emozione quando dei bambini piccoli che forse magari non avevano mai visto nessun tipo di immagine forse sono stati imboccati dai genitori e questo è bello. Ma il suo futuro quando lo svelerà? Futuro è già ora il futuro. Ciao ciao. Grazie, ciao. Ha svicolato sul futuro, però mi interessa da Pulisic, sì, perché sappiamo che il tecnico della nazionale, tanto dovrebbe amato, concludere... ecco, sceglierà fra qualche giorno se rimanere dopo i mondiali in Brasile con la nazionale o andare in altre squadre. Il riferimento all'inglese è perché si parla del Tottenham, che è squadra inglese. Io le volevo dire, ha senso oggi, in questo momento difficile per l'Italia, parlare di sentirsi rappresentati e scendere in piazza per una nazionale? Io dico scendere in piazza per una cosa gioiosa come era prima, o forse questo mondiale noi lo vivremo più distaccati, in senso più distaccato. Perché lo dovremmo dividere? Non lo so, me lo chiedo. No, credo che questi siano anche dei momenti anche di crescita collettiva. Cioè, si può avere unità nazionale sul calcio? Sì. In questo momento difficile o la difficoltà della crisi è più forte di qualsiasi emozione? Tutti quanti noi siamo
obbligati ad esprimere il massimo della nostra possibilità e disponibilità nel far capire che tutti quanti oggi siamo indispensabili, ciascuno nel proprio settore. Quindi anche la nazionale serve per ribaltare completamente magari anche una situazione grave, perché anche una vittoria della nazionale mondiale potrebbe anche, diciamo, far crescere ulteriormente il paese. Un paese che sta uscendo, almeno per quello che a me risulta, poco poco, piano piano, da una difficoltà, da un impantanamento che ci ha portati a più anni, diciamo, di essere inoperosi e di essere in grave difficoltà. Quindi credo che, voglio dire, siamo tutti disponibili sotto questo profilo, anche la nazionale. Odette, Prandelli andrà sicuramente, dopo forse non lo sappiamo, andrà in Brasile. Lei non sicuramente, ma è la grande speranza. Ricordiamo che il Brasile ospiterà anche le Olimpiadi nel 2016, quindi ci andrà? Lo spero. Da chi dipende, oltre che da lei? C'è un metodo di qualificamento per le Olimpiadi, di qualificazione, e spero, insomma, in questi anni di riuscire a ottenere... Quindi un metodo oggettivo? Sì. Non ci sono arbitri, giudici? No, ogni gara che si fa dà un tot punteggio, ogni posizionamento. Quindi un metodo oggettivo, ecco, metodo oggettivo. Beh, ma credo che ci siano dei campionati anche mondiali, europei, no? Sì, comunque, che devono essere di valutazione anche su questo punteggio. Un punteggio. Non so se ha visto le Olimpiadi invernali, ma le donne, come sempre ormai, si sono comportate benissimo. 4,5 medaglie, perché una era biathlon mista, su 8. Ecco, ma si è chiesta perché, ricordiamo la scherma, lo stesso judo con altre atlete, tutto, perché le donne italiane sono così forti nello sport, e se questo l'ha spronata, proprio il successo di tante sue colleghe azzurre quando lei era piccola l'ha spronata a questa attività? Il motivo non lo so, penso comunque che quando ci impegniamo e vogliamo qualcosa, diamo tutto quanto, il cuore, tutta la nostra giornata la possiamo dedicare a quell'obiettivo, forse per questo. Cioè non è sorpresa da questo, mettete più impegno, più passione? Sì, non lo so, io credo che anche da parte dei ragazzi ci sia questo impegno, e piano piano con il tempo penso i risultati arriveranno. Prima di farle vedere due foto che abbiamo scovato molto belle, vorrei che le commentasse. La Kostner, che insomma ha vinto la medaglia di bronzo, è una bravissima atleta, formidabile anche come persona, però ha detto: sono un po' esaurita, ho paura perché di non farcela più, anche se ecco, non teme questo momento? E adesso sta iniziando, forse una domanda troppo, diciamo, l'ho fatta troppo presto, però non teme che tutti questi allenamenti, solo questi allenamenti, ecco, la motivazione, lo stancarsi? Penso che qui si ritorna al discorso di prima, l'importante è divertirsi e non dimenticarsi mai di farlo. Con il divertimento si può riuscire ad arrivare a tanti anni di lavoro. Mi sembra molto convinta il caporale. Sì, se diventa brava e vince, le aspettative sono superiori. Ecco dove sta il problema. Certo. Nell'aspettativa di chi comunque, conoscendola, sa che deve arrivare. Con la regia abbiamo scelto un paio di foto. Allora chiederei di vederne una. Ecco, questa per me è bellissima. Io non so che momento è. Però c'è l'atleta, cioè non so se che è successo, lei se la ricorda? Sì. Ecco, che cos'è questa foto? Cosa rappresenta? Questa foto è stata scattata la scorsa settimana alla gara che c'è stata a Ostia. Sì, e dove c'è il centro olimpico, ricordiamo, dove lei si allena. Il Palapellicone. Avevo appena vinto un incontro importante per me contro una fortissima atleta giapponese. E era il mio sguardo un po' per dire: adesso pensa all'altro incontro, ancora non è finita. E poi mi fa anche un po' paura, è lo sguardo di sfida, insomma, che veramente... Perché molte persone avevano detto che non ce l'avrei fatta. Eccolo là, brava, tenace Odette, brava. Vediamo anche l'altra, perché eccola. E questa invece, che insomma è l'emozione o le lacrime, non lo so. Sì, qui ho... Ho appena vinto il mio primo campionato europeo nel 2009 e stavo indicando in cielo, perché sono una ragazza molto credente e porto con me sempre questo pensiero, e quindi ho dedicato la mia vittoria al Signore.
Io non voglio fare una battuta, però vorrei dire, visto dove siamo, ce lo dice adesso. Quindi non è per questo che... No, però voglio dire invece, se mi posso permettere, e fa piacere ascoltare, la fede che importanza ha nella sua vita e nella sua attività sportiva? È molto importante per me. Sono appunto, come già detto, una ragazza che crede molto e mi aiuta molto nei periodi di difficoltà. E molto spesso mi ritrovo magari in chiesa anche da sola un attimo, mi trovo quella mia oretta di riflessione, metto a parlare appunto con il Signore e mi aiuta molto, e mi dà molta forza. Quindi la spiritualità fa parte forte della sua componente di arrivare, della sua preparazione, sì, per arrivare a qualche risultato. Sento che insomma mi dà una forza in più, un aiuto. Felice che lui ha queste sensazioni, ce l'ha avute da sempre. È da bello sentire anche giovani, sì, atlete che si vogliono impegnare e hanno anche questo tempo giusto per ritrovarsi da soli, no, alla ricerca di qualche cosa di fondamentale e di importante per raggiungere un risultato straordinario. È un po' come anche il portiere, voglio dire, che ha dei tempi di riflessione nel campo e quindi è abbastanza solitario sotto un certo profilo, è un uno contro tutti. Benissimo, allora un breve stacco pubblicitario, ci ritroviamo per i saluti con Odette e con Felice, due grandi campioni. Bentornati, siamo a parlare di sport, abbiamo visto Prandelli in visita all'ospedale dei bambini di Firenze, questa unione tra la nazionale, tra i grandi campioni e il popolo, la gente, anche vicino alle famiglie che soffrono. Abbiamo in studio una campionessa di judo, oltre a Felice Pulici, e in questi saluti però lei mi diceva nella pubblicità una cosa che vorrei ripetesse, perché se ha avuto questo sentore di non essere stata chiara, non credo, però è bello che lei lo spiegasse in relazione alla fede, che ci ha detto una foto meravigliosa che noi abbiamo fatto vedere, non sapevamo che era per questo, dove lei dedica la vittoria alla fede, al Signore, e però ci teneva a dire una cosa su questo. Sì, ci tenevo a dire che non prego mai per vincere una gara o vincere un combattimento, quando prego, prego per la mia felicità e per quella dei miei cari, spero sempre di dare il meglio sul tatami, quando prego per lo sport spero sempre di dare il massimo, mai di vincere. Questo è molto bello. Invece lei pregava anche per non subire meno gol, Felice, qualche volta. Gli pregavo dicendo che non farmi fare brutte figure, ecco, perlomeno. Ecco. Hai capito? Perché voglio dire, per il portiere diventa un po' pericoloso quando... Ecco, per la dignità, allora lei in qualche modo, per uscire con la dignità. Approfitto prima di salutare Odette e Felice, perché insomma il Centro Sportivo dell'Esercito non è solamente una società sportiva, è anche, lo dobbiamo dire, in questi momenti di difficoltà, per un atleta che vuole impegnarsi e dare medaglie e risultati all'Italia, una certezza. Sì, è anche una famiglia per me, anche loro mi aiutano a portare avanti non solo lo sport ma anche questi valori, e anzi colgo l'occasione per ringraziare il Centro Sportivo dell'Esercito. È dovuto perché grazie a queste, alle forze armate, poi altri corpi anche, non solo l'esercito, c'è la possibilità di questi atleti di impegnarsi, allenarsi tranquillamente, avere almeno per alcuni anni la garanzia, insomma, di essere sostenuti, perché non guadagnano come i grandi campioni, come guadagnava Felice Pulici. Lei mi passi questa cosa, perché io le devo fare una domanda. Si deve fermare. Quindi, mi dica, allora mi dica. I guadagni di allora non sono... Sì, ma ci mancherebbe, Felice. Però io, 10 secondi, però perché bene. Anche in studio lo vogliono sapere. Nella domenica calcistica c'è stato quel bel gol di Tevez con la bella immagine che abbiamo messo in un cartello della tromba, però io abbiamo titolato solita musica, lei sa a che ci riferiamo, è la solita musica? Non è la solita musica, anche se qualche cosa distorto c'è, ecco, stato. E quindi credo che, come speriamo noi che vada tutto secondo regole? Che coloro che devono giudicare si vedono sempre al di fuori di qualsiasi tipo di sospetto. Grazie Felice Pulici, grazie in bocca al lupo a Odette Giuffrida, facciamo tutto il tifo per lei naturalmente, a Rio ricordiamola, adesso facciamo anche tutto il tifo per una bella trasmissione del TGTG e noi ci vediamo con lo sport sabato, grazie.